La mia Gigi, come ti vuole bene? I miei veri baci. Ah, ma io ti voglio Ciao ragazze e ciao ragazzi, eccoci qua, nuovo video, nuova ricettina semplice semplice di una cosa delight, ovvero la coppa di fragole con la pana che io adoro, è vero? Cioè io l'adoro follemente. Pure io l'adoro. Ma io l'ho visto, cioè sono patita di la coppa di fragole con la panna e ho pensato di fare una versione sana, healthy, per poterlo mangiare anche ogni giorno come merenda, perché è veramente super light, leggera e molto molto dietetica, quindi anche per colazione e merenda ve la consiglio tantissimo questa coppa che vi faccio vedere. E praticamente io utilizzo lo yogurt greco, questo qua a zero. Se voi volete fare una cosa meno dietetica ma comunque più light rispetto alla coppa di fragole con la panna, potete anche utilizzare lo yogurt greco non magro, insomma quello là, e vi viene ancora più. Addirittura quello a fragola, così viene sì, proprio sì. Fragoloso. A fragola oppure fare un po' e un po', comunque poi decidete voi. Vi faccio vedere come la faccio io. E a noi piace tantissimo di mangiarla adesso a colazione perché è molto molto fresca e ti dà proprio l'idea di mangiare la coppa fragole e panna, cioè questo è il pensiero, insomma, perché è buonissima. Allora, praticamente molto molto semplice, mi vado a preparare tutte le fragoline che già le ho lavate, le vado a fare tutte a pezzettini piccolini piccolini piccolini. Uè, chi è? Chi è questa cagnolina? Che vuole? Venene mia, vuole venire, mettermi. Voglio le fragoline. Tutte io le voglio. Però le fragoline. Allora, facciamo due strati, uno rosso e uno bianco. Guardate che fantasia, vi faccio fare una coppa che chiunque la presentate vi fa i complimenti. È bellissima. Allora, qua dentro ci mettiamo uno yogurt per la parte rosa. Lo yogurt, praticamente fate lo yogurt anche a fragola fatto in casa senza zucchero. Sì, invece di quello comprato che è pieno di zucchero, comunque schifezzine varie. E ci metto le fragole, queste qua intere, che quelle a pezzettini mi serviranno dopo. Oddio, sembra fragole e panna. Hai visto com'è bello? E adesso andiamo a frullare. Ecco qua, adesso io uso questo qua, mi piace utilizzare questi barattoli di vetro per fare tutta la coppa qua dentro, però volete utilizzare anche una qualsiasi coppa, insomma, quello che volete voi. Le fragole, quelle là a pezzettini, ci vado a mettere un po' di Tuvia, che è un unico dolcificante che io adesso userò, quindi non utilizzo zucchero bianco, assolutamente no. Ma questo qua deriva dalla stevia ed è un dolcificante completamente naturale a zero calorie, quindi consigliato anche per i diabetici, per chi sta a dieta, per chiunque, ed è veramente buonissimo. In alternativa uno sciroppo d'agave, un po' di miele oppure un po' di zucchero di canna integrale, quello che volete voi. Io vado a mettere qua sopra un po' di appunto Tuvia, macerare. Questa operazione la potete fare anche se volete mangiare le fragole così, cioè ci mettete Tuvia e limone ed sono buonissime, le andate a dolcificare. Se no le si fa anche un bel sughettino. Ci metto le fragole, il mio barattolino, barattolino delle meraviglie. La parte bianca lo facciamo tipo a vaniglia, come se fosse tipo la panna. Quindi andiamo a versare lo yogurt bianco qua dentro in un contenitore per frullarlo. Ci aggiungo per dolcificare un cucchiaino di Tuvia. Ci metto anche un po' di estratto di vaniglia. Se non ci avete questo potete anche non mettere nulla, meno è buono comunque, oppure un po' di vaniglina, che non è naturale però comunque va bene lo stesso. Io ne metto proprio una puntina, ecco così. Ci metto giusto una puntina di latte di soia per renderlo un po' più cremoso. Ok, così, poco poco. E adesso vado a frullare. Ecco qua, vedete, sembra la panna ed è dolce e dolcificato, però naturalmente senza calorie. Vado a guarnire con qualche altra fragolina. Fate degli specchiettini così decorativi. Guardate che carine. Wow, che bello, eh?
È super invitante. Sembra di stare in una bakery. Bakery sì, Carlita. Bakery Carlita Hilti. Vedi che bella? Ecco qua. Yummy yummy. Quindi questa è la nostra bella coppa di fragole con panna. Quindi vi ho fatto vedere anche come potete fare lo yogurt alla fragola in casa. Quindi per non comprare quello completamente naturale. Oppure appunto una coppa per mangiare qualcosa a colazione di molto sano e dietetico. Potete anche arricchirlo mettendo ad esempio qualche semino, semi di lino, semi di chia, un po' di cereali dentro, ovviamente poi qualche goccia di cioccolato. È sempre ovviamente niente goccia di cioccolato. Speriamo che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate tanti pollici in su se vi piacciono le mie ricettine leggere, super sane e buonissime, e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!